Buenos días dalla Vuelta Femenina, bentrovati a voi tutti da Fabio Panchetti. Siamo giunti alla frazione numero 3, la più lunga del programma. Da Elche della Sierra a La Roda si arriva nella provincia di Albacete, che per tradizione è una provincia molto ventosa. E la tappa di oggi si espone al vento, non ci sono gran premi della montagna, ma si sta tanto in campo aperto. Ed è una bagarre dal chilometro zero. Spoilero subito il fatto che la tappa sarà percorsa ad una velocità media di 45,6. Quando siamo negli ultimi 25 chilometri è successo un po' di tutto. Ventagli su ventagli su ventagli. Nel gruppo a 28 secondi c'è tra le altre Silvia Persico, che era stata a lungo nel gruppo di testa dal quale poi aveva perso contatto. Nel gruppo a 1,30 c'è invece tra le altre Gaia Rialini, che si era staccata abbastanza presto, ha rischiato di andare alla deriva, ma la Trek Segafredo si è in sostanza fermata ad aspettarla per provare quantomeno a limitare i danni. Primo snodo importante della tappa, il traguardo volante degli ultimi 22 km a Barrax, e chi va a prendersi i 6 secondi di abbuono va Marianne Vos, che dunque incrementa il vantaggio su tutte in classifica generale. Il gruppo di testa è composto da una trentina, quarantina di unità, ma altre atlete si staccano con il passare dei chilometri. Peraltro, prima del traguardo volante, il gruppo Persico era lì a 20-25 secondi dalla testa della corsa, ma dopo il traguardo volante c'è stato un nuovo cambio di direzione, altra zona ventosa, vento oltretutto laterale. In quel tratto il gruppo di testa ha riguadagnato inesorabilmente terreno. Un gruppo di testa con grande presenza del team Movistar di Annemiek van Vleuten. Ci sono in pratica tutte le donne di classifica in questo plotoncino, ed uscirà dunque da questo lotto di una trentina la vincitrice di questa frazione numero 3. Un po' contorta anche la tratta conclusiva, è un arrivo, una retta finale che vira e rivira, prima verso sinistra e poi verso destra. Lancia la volata di prepotenza Marianne Vos, che è uscita dalla ruota di Charlotte Kohl, passa nettamente avanti Marianne e va a cogliere la prima personale vittoria in carriera alla Vuelta a Spagna, che mai aveva affrontato prima di questa edizione, che la Queen ha cominciato nel migliore dei modi. Secondo posto per Charlotte Kohl, terza piazza come ieri per la ritrovata statunitense Claude Aigert, una che in carriera ha vinto tre titoli mondiali nell'inseguimento individuale. Ritardo alla fine di 1 minuto e 32 secondi per il primo gruppo inseguitore, quello dove c'è dentro anche Silvia Persico. Ritardo alla fine di 2 minuti e 41 secondi invece per il plotone, con dentro anche Gaia Realini. Da segnalare Erika Magnaldi, l'unica italiana sopravvissuta al vento quest'oggi, è ben presente nel gruppo di testa. Marianne Vos coglie la prima vittoria in stagione, interrompe un digiuno che era cominciato nell'agosto del 2022, la sua ultima vittoria era stata al Giro di Scandinavia. Sono a questo punto 247 in carriera. In classifica ha ora 13 secondi di vantaggio su Claude Aigert, 14 su Rejane Marcus. Attenzione alla Marcus della Jumbo-Visma, che può fare un'ottima classifica. Rientra in top 10 Annemiek van Vleuten a 34 secondi. Magnaldi guadagna 18 posizioni, la prima delle nostre, 21esima, 1,07. Silvia Persico è ora a 2,35. Gaia Realini a 3 minuti e 12 secondi. Sotto dunque con la frazione numero 4, da Cuenca a Guadalajara, capoluogo dell'omonima provincia, 133 km. Finale movimentato da un GPM di terza categoria con scollinamento ai 12 dal traguardo.